Bella gente, benvenuti nel mio canale. Aspetta che abbasso il volume, esagerato un pochino, della TV. Allora, sapendo che ho fatto il trucco di 5 minuti che sta durando ancora, ho deciso oggi, sotto la mia richiesta, ovviamente non me l'ha chiesto nessuno, vi faccio vedere come faccio i miei spaghetti di verdure e salsa teriyaki, totalmente vegano. Vegetariano, potete aggiungere anche qualcosina in più, però io lo preparo in questo modo. Vi lascio al video tutorial, spero che vi piace, così cambiando un po', perché non è che posso parlare solamente di cosmetica, pelle, non so che. Guarda che pelle bella che ho. Orgogliosa delle mie maschere. Comunque voglio farvi vedere la vista che ho dalla mia casa. Mia si vede il mare, a parte il vetro sporco che devo pulirlo, sapendo che ha piovuto l'altro giorno. Si vede il mare da casa mia, c'è una giornata splendida. Giornata. Ho pulito l'angolino della coniglietta, ho girato la pianta perché la signorina mi ha mangiato questa pianta qua, quindi l'ho girata un pochino, alla speranza che non me la mangia. E niente. Eccola, vi presento Tamara. Il mostro mangia piante, terrificante, con questo faccino angelico. Io non posso avvicinarmi a lei perché mi gonfia di botte. Vi lascio al video tutorial! Eccoci! Allora, per fare questa pasta, questo piatto, dunque, verdure. Io ho tirato fuori dal frigo le verdure che ho, perché io sapete che sono vegetariana, quindi verdura ne ho a go go. Per il momento ho questo, una zucchina, melanzana, una cipolla, un po' di zenzero. E cosa serve? Serve un po' di ceci, queste qua a scelta, poi varie da una persona all'altra. Ho la salsa teriyaki. Io ho scelto di farla con queste tagliatelle di riso, ma normalmente lo faccio anche con dei spaghetti, normalissimi spaghetti, io spaghetti di Vella, che mi piacciono, quello che ho trovato qua. Comunque, vi faccio vedere questo piatto che nessuno me l'ha chiesto, però io lo faccio uguale. Dunque, facciamo le cose difficili. Ho messo già l'acqua a bollire. E un pentola, credo che tutti abbiamo una pentola a casa. Niente, tagliamo la verdura a cubetti, la verdura che aggiungo un po' di sale, un po' di pepe. Faccio saltare bene, bene, bene tutto. Quando la verdura è già quasi cotta, sciacquo i ceci e li aggiungo. Dopodiché aggiungo qualche goccia di acqua calda dalla pentola per mantenerla un po' un sughetto. Dopodiché prendo le tagliatelle di riso, perché si cuociono abbastanza velocemente, li metto nell'acqua calda, li lascio 4-5 minuti, non di più. Mm-hmm.
salsa teriyaki, che ne ho pochissimo dentro, perché sapendo che è un po' densa ci metto dell'acqua calda dentro. La nostra salsa, il sughetto è già pronto. Come vedete è semplice, eh? Non è che ci vuole tanto. La salsa teriyaki la comprate, io ad esempio la compro qua al Mercadona, e io aggiungo un pochettino di zenzero. A me piace tantissimo il sapore del zenzero. Tolgo la parte secca, e tolgo via la pelle. Cali che abbaia. A me piace tantissimo il sapore del zenzero, e quindi cosa faccio? Faccio delle fettine così. Già spengo il fuoco. Dicono la metà è per due, a me mi sembra poco. Boh, vedo, se mi sembra poco aggiungo, ho fame. Lascio un attimino. A me sembra veramente poco, sinceramente. Vediamo. Cioè, troppo poco. Io ci aggiungo un altro. L'altro, perché a me mi sembra veramente poco. Metto. E comunque io, sapendo che evito il sale e il zucchero per avere un fisichino asciuttino come il mio, a parte il mangiarmi al mattino il mio frullato di Herbalife, che non mi manca per mantenere il corpo asciutto senza grasso, che tra l'altro ho perso un bel po' di grasso, cioè la massa grassa, scusate, la massa, cioè sono proprio asciuttissima. Mi raccomando, seguitemi sul mio canale, attivate la campanellina e soprattutto scrivetemi e mettetemi un bel like se volete che vi faccio altri video di piatti vegetariani, o volete altri video alternativi. Mania!
il mio piattino meraviglioso. Buon appetito e buona giornata a tutti. Ciao, al prossimo video!